Bene, allora io ringrazio la sezione dell'Ampi Bonfigli, che ho avuto il piacere di conoscere. Di cui sei Tomovic, di cui sono iscritto. E ringrazio l'ISUP per avermi invitato. È sempre un piacere parlare di questi argomenti, anche se sono argomenti molto impegnativi. Io devo parlare dei fondamenti etici nella Costituzione italiana. E voglio subito precisare una cosa. Per me, per la grande maggioranza dei costituzionalisti, la Costituzione è un atto normativo, anzi è la più alta norma giuridica, è la legge fondamentale. Perché faccio questa precisazione? Perché c'è la tendenza, vi è stata in passato, ma vi è stata in tempi anche recenti, di presentare la Costituzione come un documento politico-filosofico, anche bello, anche dignitoso, ma politico-filosofico. Ricorderò solo uno, un teorico, uno storico, che abbiamo conosciuto nell'Ateneo di Perugia, Galli della Loggia, che nel 2009, in un articolo sul Corriere della Sera, scriveva in sostanza che la Costituzione era una carta politica. E quindi, essendo una carta politica, poteva, anzi doveva essere cambiata, perché era cambiata la situazione storico-politico nel quale era nata, nell'immediato dopoguerra, non era più quella oggi e quindi andava cambiata. E ci fu, vorrei ricordarlo, subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il tentativo operato da una parte della magistratura, che era quella ancora legata all'esperienza fascista o all'esperienza liberale prefascista, di sminuire il valore della Costituzione. Le sezioni della Corte di Cassazione nel 1948, subito dopo l'entrata in vigore, fecero una famosa sentenza nella quale sostenevano che le norme della Costituzione erano di due tipi. C'erano le norme precettive, che era quello che ponevano, come dire, appunto, dei precetti, dei comandi, degli ordini che andavano attuati, ad esempio le ordini di natura organizzativa. E c'erano poi le norme programmatiche, che facevano riferimento a dei principi, appunto, a dei valori, se vogliamo. Ma quelle norme non erano norme giuridiche, avevano appunto un valore puramente filosofico, teorico, astratto. E quindi dipendeva poi dalla buona volontà del legislatore non come attuarle, ma se attuarle meglio. Questa idea della Cassazione fu, dopo qualche anno, sbaragliata dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale fu istituita con ritardo, non è un istituto istituito con notevole ritardo. Nel 1955 e cominciò a lavorare nel 1956. Nella sua prima sentenza, la numero 1 del 1956, la Corte disse no, le norme cosiddette programmatiche pongono dei vincoli per il legislatore e io come Corte Costituzionale ho la competenza di annullare tutte quelle norme ordinarie che siano in contrasto con i principi della Costituzione, con i principi programmatici, con i programmi che la Costituzione delinea per il futuro. Quindi la Costituzione è una norma, o meglio un insieme di norme, poste al massimo livello ovviamente dell'ordinamento giuridico italiano. Sono norme un po' particolari però, perché appunto alcune di queste norme contengono dei principi, principi i quali a loro volta rimandano a dei valori. Vorrei fare un esempio per farmi capire. Pensiamo alla regola del suffragio universale che festeggiamo quest'anno, che fino al 1946 non c'è stato perché le donne non votavano, quindi questa grande conquista si deve grazie ai partiti antifascisti e poi viene sancita già nelle elezioni dell'Assemblea, c'è stata elezione amministrative prima, poi c'è l'elezione dell'Assemblea Costituente, il referendum del 2 giugno, le donne votano finalmente, c'è il suffragio universale. Ma se questa è una regola, questa regola, come dire, si potrebbe anche sostenere che forse non è la regola migliore per eleggere gli organi rappresentativi, perché se fosse, forse il Parlamento fosse eletto invece da chi ha una certa cultura, una certa capacità di comprensione, forse sarebbe meglio. E ovviamente questa è una cosa che noi invece troviamo aberrante. Perché? Perché a monte di questa regola c'è l'idea dell'uguaglianza.
e c'è l'idea della pari dignità sociale, per cui tutti i cittadini, indipendentemente dal loro livello di studio, di ricchezza, di comprensione, eccetera, sono sullo stesso piano, hanno pari, sono uguali, hanno pari dignità sociale. Ora, questi valori sono positivizzati dalla Costituzione, sono inseriti all'interno di norme giuridiche. E, ovviamente la Costituzione non impone una etica di Stato, il nostro è uno Stato laico, uno Stato democratico, uno Stato pluralistico, ma pone alcuni principi che costituiscono, dovrebbero costituire i fondamenti comuni del vivere civile. E questi principi si collocano, come dire, veramente agli antipodi di quello che era stato il fascismo e il regime fascista. E a questo proposito vorrei fare forse solo questa citazione, le altre saranno molto brevi, questa sarà leggermente più lunga. In occasione del 25 aprile dell'anno scorso, un grande costituzionalista che è Gustavo Zagrebelsky, che è stato anche presidente della Corte Costituzionale, ha scritto un articolo in cui ha posto il problema, ha detto: si può dire che la nostra sia una Costituzione antifascista, che oggi abbia un senso definirla così quando il fascismo storico è stato sconfitto e almeno per ora un altro non sembra riproporsi nelle forme di allora? Consideriamo che esiste un fascismo perenne, di cui quello storico è stato solo una manifestazione. Facciamo questo esperimento. Amor di patria era espressione sulla bocca dei fascisti come degli antifascisti. Ma che cosa era per gli uni e per gli altri? Per i fascisti si traduceva in italianità e nazionalismo, in culto della forza e della guerra, nella visione gerarchica della società, in amore per la bella morte, in retorica dell'onore virile. Tutto questo stava nell'amor di patria. Per gli antifascisti era esattamente l'opposto. Al nazionalismo si contrapponeva la fratellanza fra i popoli, all'esaltazione della forza e il dovere dello studio e l'impegno nel lavoro, al culto della guerra, all'aspirazione alla pace, alla gerarchia e all'uguaglianza, alla seduzione della bella morte e l'aspirazione alla vita, all'onore virile e la libertà per tutti. Tutto questo troviamo trascritto nella Costituzione se la sappiamo leggere in controluce, rispetto a ciò che essa ha voluto negare e a ciò che al contrario ha voluto affermare. In questo senso possiamo, anzi dobbiamo tranquillamente dire che la nostra è una Costituzione scritta per contrastare il fascismo perenne. Sono belle parole, io non ho nulla da aggiungere a queste parole così dette. E quindi la Costituzione è impregnata di valori antifascisti. Qualcuno dice, ma l'unico riferimento al fascismo in realtà è quello contenuto nella 12ª disposizione transitoria e finale, quella che vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. E no, non è così. Intanto quella disposizione si cercò qualche anno fa di rimettere in discussione dicendo che ormai era superata, perché il fascismo non c'era più. Mi permetto di pensare che sia una disposizione più finale che transitoria in realtà. E alla luce di quello che sta avvenendo in Europa, in alcuni paesi europei, ma in parte anche in Italia, dove saranno movimenti minoritari, ma non per questo, e cioè l'emergere di movimenti che si rifanno al fascismo, che hanno forti radici xenofobe, razziste, cioè e qui si dimostra come tutto questo sia ancora attuale. Ma cerchiamo di vedere più nello specifico quali sono questi valori. Allora io per esaminare i valori della Costituzione ho fatto questa operazione, ho preso la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, quella varata a Nizza nel 2000 e che poi nel 2009 è diventata parte integrante dei trattati. I trattati l'hanno richiamata come parte integrante dei trattati europei, anche se non sempre, come dire, tenuta presente, adeguatamente presente. Penso ad esempio ai paesi che innalzano muri e fili spinati che sono in evidente e patente contraddizione con la Carta dei diritti fondamentali, con i suoi principi, dovrebbero essere sanzionati dall'Unione Europea. E invece questo non accade. Bene, quella carta contiene sei capi. Non c'è un'elencazione di diritti come avviene normalmente nella Costituzione, ma ci sono sei diversi capi che sono intitolati dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia. E quindi io mi sono riproposto di esaminare la Costituzione italiana sotto il prisma dei capi che sono individuati appunto di questi
titoli, grandi titoli che sono contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E quindi cominciamo dal concetto di dignità. L'ho già accennato, il termine dignità risuona varie volte nel testo della Costituzione. Intanto ho già citato l'articolo 3, primo comma, tutti i cittadini sono uguali in fronte alla legge e hanno pari dignità sociale. Qui veramente c'è, come dire, qui l'antifascismo è evidente. Nel periodo fascista, sapete, tra i cittadini in realtà vi erano differenze e non tutte avevano pari dignità. Ho citato le donne, ma vorrei qui ricordare, visto che questo grande regista è deceduto da poco, un meraviglioso film di Ettore Scola, Una giornata particolare, che è uno dei film antifascisti più belli che siano mai stati fatti, secondo me. Perché il fascismo visto dal punto di vista dell'esperienza di due persone, una donna segregata in casa, perché la funzione fondamentale della donna nel fascismo era quella, l'angelo del focolare, la casalinga, succube del proprio uomo, ovviamente, schiava del lavoro domestico, e l'omosessuale. Quello è veramente un film splendido. Bene, no, tutti hanno pari dignità sociale. Ma poi il termine dignità ricorre varie altre volte nella Costituzione, e il rispetto per la persona umana, in particolare per quelle persone che sono sottoposte a restrizioni di libertà o che si trovano a espiare una pena. L'articolo 13, comma 13, è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Articolo 27, comma 3, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Allora qui, ahimè, c'è da dire che in Italia ancora non è stata attuata la Convenzione dell'ONU contro la tortura del 10 novembre 1984, che pure come Stato italiano abbiamo ratificato nel 1988. E quindi è amaro dirlo e constatarlo, ma ci sono stati alcuni episodi particolarmente scioccanti. Io non esito a definire di tortura o comunque di uso assolutamente indebito della violenza, che hanno comportato anche la morte di alcune persone. Io, quando ero al Consiglio Superiore della Magistratura, ho avuto modo di seguire da vicino il caso Aldrovandi, quel ragazzo di Ferrara, per il quale sono stati condannati 4 poliziotti, ma c'è voluto una lunghissima vicenda. Nel 2012 c'è stata questa condanna. Pensate al caso Cucchi, che è stato riaperto da poco tempo. Pensate a quello che si è verificato a Genova nel 2001 nella scuola Diaz. Qui ci sono delle sentenze, non sono cose che mi invento io. C'è una sentenza della Cassazione del 2012 che ha condannato alcuni dirigenti della polizia, e c'è una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 2015, recentissima, che ha condannato l'Italia a risarcire una persona anziana, pensionato, che aveva dormito, ha trovato ospitalità all'interno della scuola e che ha avuto dei danni permanenti dall'aggressione che ha subito, e la CEDU, la Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, qualifica quella vicenda come un caso di tortura e deplora l'Italia per non aver dato attuazione appunto a questa convenzione che pure ha ratificato. Ma ci sono poi altri riferimenti alla dignità nella Costituzione. Parlo soprattutto della dignità del lavoro, che è contenuta nell'articolo 36 della Costituzione. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Quindi la dignità dell'esistenza. E poi ancora la dignità umana, che viene posta come limite, uno dei limiti, all'iniziativa economica privata. L'iniziativa economica privata è libera, articolo 41 della Costituzione, ma, secondo comma, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale,
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Sarà utile ricordare che qualche anno fa vi sono stati presentati alcuni progetti di revisione della Costituzione che proponevano di modificare questo secondo comma dell'articolo 41 in quali termini? Nel senso di affermare che l'iniziativa economica privata non reca danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, e cioè una presunzione assoluta o quasi assoluta. Per cui di per sé l'iniziativa economica privata, no, purtroppo non è così. Andiamo avanti, ho parlato di dignità, parliamo adesso di libertà, il secondo capitolo, il secondo capo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E quindi parliamo dei diritti fondamentali, dei diritti di libertà che erano stati limitati o addirittura soppressi, penso soprattutto ai diritti politici, durante il regime fascista. Qui vengono in considerazione vari tipi di diritti, prima di tutto i diritti civili, i diritti della persona strettamente connessi alla persona umana, a cominciare dalla libertà personale. Bene, questi diritti nel periodo fascista erano stati anche questi limitati, e ricordo soprattutto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che era infarcito di autorizzazioni, permessi, licenze, per cui per un sacco di attività, anche le più ridotte, per non parlare di attività più importanti, come l'esercizio di culti a cattolici, occorreva appunto un previo permesso dell'autorità di pubblica sicurezza. Questi diritti sono definiti come inviolabili dalla Costituzione, articolo 2 della Costituzione, e poi in particolare quelli civili, la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà della corrispondenza, e sono doppiamente garantiti. Perché le limitazioni a questi diritti personali, a questi diritti della persona, possono essere stabilite come regola soltanto dall'autorità giudiziaria, con atto motivato dell'autorità giudiziaria, e possono essere stabilite nei soli casi e modi previsti dalla legge. Ci deve essere una riserva di legge, non può essere l'autorità giudiziaria a inventarsi i casi in cui può essere limitata, ad esempio, la libertà personale o la libertà di domicilio. È del tutto eccezionale, è un'eccezione, giustificata da casi straordinari di necessità e di urgenza all'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza. Caso evidente, la flagranza di reato, un grave reato, e viene colto in flagranza, la quale autorità però deve comunicare entro 48 ore all'autorità giudiziaria competente il provvedimento che limita la libertà personale, e l'autorità giudiziaria ha 48 ore di tempo per convalidarlo o meno. E se non lo convalida, che succede? Se non convalida, può esserci una responsabilità di chi ha eseguito quel provvedimento se non ne ricorrevano a fatti i presupposti, e quindi la condanna dello Stato al risarcimento del danno nei confronti della persona che ha subito ingiustamente queste limitazioni. Tra i diritti civili poi c'è anche la libertà religiosa. La libertà della religione ovviamente può essere un'esplicazione importante, fondamentale della libertà dell'uomo, della libertà umana. Qui voi sapete che c'è una distinzione tra la Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose, perché l'articolo 7 della Costituzione ha dato particolare forza ai patti lateranensi, conclusi nel 1929. Ma non li ha costituzionalizzati, dice soltanto che per modificare i patti lateranensi occorre un accordo tra Stato e Chiesa, e questo evita di dover ricorrere a una legge di revisione costituzionale. Quindi lo Stato, se vuole, può anche modificare unilateralmente i patti lateranensi con una legge costituzionale, però non basta una semplice legge ordinaria. E è scontato, la Corte Costituzionale lo ha stabilito con chiarezza, che comunque le norme contenute nei patti lateranensi non possono in nessun caso violare quelli che sono i principi fondamentali e anche i diritti inviolabili contenuti nella Costituzione. E questa è la ragione per cui a un certo punto il concordato è stato anche modificato, perché voi sapete che c'era un allegato al concordato che proclamava la religione cattolica come religione dello Stato.
purtroppo anche qui c'è da dire che ancora non c'è in Italia una legge sulla libertà religiosa, è in discussione da molti anni, da qualche legislatura ormai, non si è riuscito ancora a approvare una legge sulla libertà religiosa, ma qui la Costituzione è molto più chiara, nella Costituzione non c'è solo l'articolo 7 e l'articolo 8 che prevede le intese tra lo Stato e le confessioni cattoliche. C'è anche l'articolo 19, tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda, di esercitare in privato e pubblico il culto, purché non si tratti di diritti contrari al buon costume, cioè alla morale sessuale, alla pubblica decenza. Questo articolo 19, alla luce di questo articolo 19, recentemente la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale una legge della Regione Lombardia che pretendeva di sottoporre la costruzione di moschee a una serie di condizioni molto peculiari, specifiche, che violavano apertamente l'articolo 19 della Costituzione. Quando sento dire però in molti paesi arabi non c'è la libertà religiosa, non c'è la libertà di costruire chiese cattoliche, ma il bello è che noi siamo diversi da quei paesi, che noi siamo uno Stato democratico, pluralistico e laico, e quindi non dobbiamo metterci sul loro stesso piano. È quello che ci contraddistingue e che ci caratterizza. C'è poi l'articolo 21, la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta in termini molto ampi, ma è evidente che per il periodo in cui fu scritto poi, quell'articolo fa riferimento soprattutto alla libertà di stampa. Ma da quell'articolo sono desumibili dei principi che riguardano qualsiasi mezzo di espressione del pensiero, quindi anche i moderni mass media, anche in particolare la televisione ovviamente. E anche qui la Corte Costituzionale ha individuato alcuni principi che si possono trarre, che valgono anche per la televisione, per tutto il principio del pluralismo, che deve essere sia interno che esterno. E quindi la Corte contesta un assetto che sia un assetto oligopolistico, per cui ci sono due, massimo tre soggetti, due e mezzo, che si spartiscono il mercato televisivo, ma qualcosa di non molto diverso avviene anche per la stampa, per la grande stampa. Assistiamo oggi a delle fusioni, a delle grandi operazioni economiche, commerciali, che, sulle quali non si dice quasi nulla e che invece devono seriamente interrogarci e forse anche preoccuparci. Perché ne va di mezzo la nostra libertà, la libertà di manifestare in modo libero e pluralistico il nostro pensiero. Vi sono poi diritti sempre civili ma di natura collettiva, non individuali, cioè che implicano che una persona entri in rapporto con altre persone. E sono in particolare la libertà di riunione e la libertà di associazione, articoli 17 e 18 della Costituzione. E qui mi limito sottolineare pochissimi aspetti. Libertà di riunione in luogo pubblico, nel periodo fascista era assolutamente limitata e si prevedeva che per poter svolgere una qualsiasi riunione in luogo pubblico, ma anche una riunione di natura ricreativa o di natura religiosa, occorresse un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità. Nella Costituzione non è più così. Bisogna dare preavviso all'autorità di pubblica sicurezza, la quale, se vuole, può vietare la riunione soltanto per provati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Quindi, se io do il preavviso e l'autorità di pubblica sicurezza non mi dice nulla, io non devo aspettare il permesso. Io ho pieno diritto di svolgere la riunione. Deve essere semmai dell'autorità con comprovati motivi a provare che ci sono questi concreti rischi per la sicurezza e l'economia pubblica e quindi a vietare la riunione. Per la libertà di associazione, l'inizio dell'articolo 19 sembra, scusate, l'articolo 18 sembra porre un limite forte, dice: i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, anche qui, anche questo, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, cioè che costituiscono reato. Questo per guardate che è una grande novità, perché nel codice fascista Rocco del 1930 erano stati introdotti dei reati associativi, cioè il semplice fatto di associarsi senza commettere reati
era configurava un'ipotesi delittuosa, l'ipotesi di Rai, le associazioni antinazionali, quelli che propagandavano la lotta di classe. Bastava aderire a una di queste associazioni per appunto essere considerati dei rei e subire poi delle sanzioni penali. Tutta la camera del lavoro. Ci sono solo due limiti specifici, che sono le associazioni segrete. Pensate alla vicenda della loggia P2, fu fatta una legge nel 1982 che ha specificato che cosa debba intendersi per associazione segreta, cioè un'associazione che vuole, quindi, incidere sull'attività dello Stato o di enti pubblici, non si propone, quindi, dei fini privati, ricreativi o culturali, no, vuole avere un'incidenza di carattere pubblico, e le associazioni che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. No, gli scopi politici possono essere perseguiti solo le organizzazioni civili. L'autorità militare, l'esercito, le forze di polizia sono subordinate al potere civile. Non possono fare politica in prima persona. Questa è un'affermazione, come dire, assolutamente fondamentale. Infine, la terza categoria dei diritti è quella dei diritti sociali. Diritti al lavoro, prima di tutto. Sapete che l'articolo 4 della Costituzione, addirittura nei programmi della Repubblica, riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Valore programmatico, ma che deve indirizzare in qualche modo il legislatore, che certo nei tempi di oggi, quando circa il 39% dei giovani, una fascia di età giovanile, è disoccupata, ci interroga su quello che ancora appunto non è stato attuato o che in certi casi viene anche violato. Ho già parlato dell'iniziativa economica privata, dei limiti all'iniziativa economica privata e anche dei limiti alla proprietà. La proprietà è pienamente riconosciuta, l'età può essere pubblico o privata. Secondo comma dell'articolo 42, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Ecco la funzione sociale della proprietà. Qui viene delineata quella che è stata chiamata la Costituzione economica, cioè quella parte della Costituzione che riguarda l'economia. E se dovessi con una sola frase dire qual è l'essenza della nostra Costituzione economica, l'essenza è fondamentalmente qui. L'economia è un mezzo per poter garantire, come dire, una vita migliore all'uomo, un miglior benessere. Non è vero il contrario, non può essere l'uomo un mezzo per, come dire, garantire l'osservanza delle leggi dell'economia, che poi devo ancora capire cosa sono esattamente, perché esistono delle politiche economiche, non esistono leggi oggettive dell'economia, secondo me. Questa è la mia opinione, ma anche molti economisti, cioè non è una scienza esatta, è una scienza sociale. È una scienza sociale, esattamente. Quindi l'uomo è il fine, e l'economia può essere e deve essere un mezzo per guardare. E poi il diritto allo studio, gli articoli 33 e 34 della Costituzione, dai quali si desume l'assoluta centralità della scuola pubblica. Lo Stato ha l'obbligo di istituire appunto scuole per ogni ordine e grado. Una scuola che per definizione, essendo pubblica, non è confessionale e è pluralistica, deve essere assolutamente aperta alle diverse opinioni, ai diversi metodi, a diversi punti di vista, e vi è poi la garanzia per i capaci e i meritevoli di poter accedere al più alto livello degli studi, quelli che non hanno i mezzi per poter andare avanti, quindi le borse di studio, le mense, le case dello studente. E anche qui bisogna registrare che tutto questo sta subendo una contrazione che mette in pericolo il diritto. Io all'università assisto ormai da anni a una contrazione del numero degli iscritti in tutte le università italiane che deriva anche dalla crisi economica.
E quindi c'è stata, ad esempio, una riduzione verticale degli iscritti all'università che provenivano dagli istituti tecnici e professionali. Si sta riducendo quasi a zero. E le famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche, anche perché le tasse universitarie sono aumentate, hanno poi non sono in condizione di far continuare gli studi ai propri figli. Ed è poi il diritto alla salute, l'articolo 32 della Costituzione. Qui è interessante, perché l'articolo 32 della Costituzione pone la salute come fondamentale diritto dell'individuo, quindi è un diritto individuale, ovviamente, ma anche come interesse della collettività. Quindi vi è questo duplice aspetto del diritto alla salute. Poi stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. L'eccezione, anche qui ci sono categorie di persone che possono avere problemi, per esempio di natura psichica, per i quali è previsto un procedimento e anche una possibile come dire, imposizione di un trattamento sanitario, ma non per tutti è così, anzi per la grande maggioranza non deve essere così. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ecco, vedete, ancora un'altra volta la dignità umana, il rispetto della persona umana. È ripetitiva la Costituzione, ci ritorna sempre su questo punto. Passiamo al terzo capitolo, uguaglianza. E qui naturalmente il principio fondamentale è quello contenuto nell'articolo 3 della Costituzione. Il primo comma che ho già letto prima è il classico principio dell'eguaglianza formale, l'eguaglianza però anche la pari dignità sociale, questa è una novità rispetto allo Stato liberale, l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.